intanto che riallestiscono di nuovo. Salve. Buongiorno. Io intanto chiamo l'elenco dei relatori che ci sono adesso, perché dovete sapere che il tema dello scuttling è di tale spessore, di tale rilievo, da prendere una buona parte di questa rassegna. Diciamo che è un evento nell'evento, questa tematica dello scuttling, di cui adesso andiamo a presentare. Allora, stanno prendendo posizione qua l'avvocato Alberto Pasino, che è un illustre, come possiamo dire, principe del foro riguardo alle tematiche legali inerenti alla navigazione, il diritto alla navigazione, diritto commerciale, del contenzioso, dei trasporti, eccetera. Sara Andreotti, biologa marina, che è originaria di Pordenone, giusto? Ed è in rappresentanza dell'Università di Stellenbosch. Dal 2009 vive in Sudafrica, studiando squali, soprattutto, ma non solo, e ha un profilo scientifico personale particolarmente idoneo a parlare delle tematiche che riguardano per l'appunto tutto quello che occorre mettere in atto per studiare un punto adatto allo scuttling. Poi sarà la volta di Alberto Marinò dell'Università di Trieste. Professore ordinario in costruzioni e impianti navali e marittimi del Dipartimento Ingegneria e Architettura, se ho detto tutto giusto, perfetto. La dottoressa Paola Del Negro, che non è ancora arrivata, non pervenuta al momento, comunque direttore generale dell'OGS, Istituto Nazionale Oceanografia e Geofisica Sperimentale. Fabio Scocimarro, per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, assessore all'ambiente e all'energia. Il capitano di vascello Luciano Del Prete, direttore marittimo del Friuli Venezia Giulia e comandante della Capitaneria di Porto. E poi avremo due collegamenti esterni, uno dei due anche con un materiale video proprio, di Francesco Comotti, che è dell'Evolution Tourist Marketing Promoter Friuli Venezia Giulia, TDH, Ministero del Turismo, e Carmelo Rarocca, in rappresentanza dell'associazione HSA, Handicapped Scuba Association, con un video suo di un paio di minuti, per il mondo della disabilità collegato all'ipotesi di reef sommersi, perché di questo parliamo, cioè un antico tema, e c'è qua l'amico Roberto Bolelli, patron di Mare Nord-Est, che si è autoconsegnato, perché se no l'avrei chiamato io dal pubblico direttamente, in quanto questo signore sono 22 anni, oggi mi ricordo. Questi signori sono il gruppo attuale, buona parte del gruppo attuale di Mare Nord-Est. Io oggi dicevo, parlando con lui, sono 13 anni che fate questa manifestazione, e lui mi faceva osservare 22 però di studi sullo scuttling. Lo scuttling è a fondamento deliberato, diciamo che ha preso campo con questo nome a cui abbiamo, non volendo, contribuito, dico qui con Mare Nord-Est, perché sono anni che se ne parla. In altri contesti è detto sinking, è detto in vario modo. Comunque si tratta sostanzialmente dell'ipotesi di posizionare in punti particolarmente idonei dal punto di vista ambientale dei relitti che possano costituire in breve tempo un reef sommerso, quindi la possibilità di ripopolamento, di rivalorizzazione ambientale, tutte le cose di cui ci parlerà adesso il nostro pubblico di esperti relatori, naturalmente passando per tutte le problematiche che ci possono essere state fino a oggi nel nostro paese in merito, perché altri paesi lo fanno già da tempo, ma
con tutto ciò non è una gara che arriva primo, diciamo che ha portata di mano la possibilità di farlo meglio anche degli altri. Ecco, e con questo messaggio lascio la parola all'avvocato Alberto Pasino. Grazie molte, grazie per l'invito innanzitutto agli amici di Mare Nord-Est, e non chi comincia ma chi persevera, e abbiamo in questi amici due persone che dimostrano plasticamente cosa significa questa espressione, perché se loro si occupano da 23 anni in qualche modo posso all'incirca dire che sto facendo altrettanto anch'io, nel senso che quando questa avventura iniziò, il primo scrupolo dell'associazione da loro animata fu quello di interloquire opportunamente con le istituzioni per comprendere come fare in modo lecito un'attività che in qualche modo a carattere irrevocabile. Quando si affonda una nave si crea un'alterazione dell'ambiente ed è per questo che è iniziata una interlocuzione con l'autorità marittima che ancora nel, mi pare, 2003 ci ha impegnati in uno studio sulla compatibilità tra lo scuttling, espressione che all'epoca credo ancora non esistesse, era affondamento controllato di navi, l'espressione che si utilizzava, compatibilità con questo esercizio rispetto alla normativa internazionale, perché si poneva un dubbio. La normativa internazionale, in particolare due convenzioni, la London Dumping Convention del 1972 e la Convenzione di Barcellona di poco successiva, di fatto vietano la deliberata discarica in mare di rifiuti. Allora il tema era capire se le navi costituissero o meno questo tipo di oggetto. L'analisi che facemmo all'epoca era basata su oggetto, scopo e nozione di dumping nell'ambito delle due convenzioni, perché la London Dumping Convention, devo richiamare qualche piccolo brano di queste normative, regolamenta la discarica volontaria in mare ad opera di navi o proveniente dalle banchine a terra e da altre strutture artificiali in mare, nonché regola sempre degli scarichi di rifiuti o altre sostanze conseguenti direttamente o indirettamente all'esplorazione oppure allo sfruttamento delle risorse minerali provenienti da fondale marino. Allora, cerchiamo di capire una cosa che è la premessa. L'uomo impara sempre dai propri errori e nel diritto marittimo la questione sta esattamente in questi termini. Come la SOLAS deriva dal disastro del Titanic, così la London Dumping deriva da alcuni disastri, la Torrey Canyon ed altri, che già sulla scorta del ragionamento che si era imposto all'inizio del Novecento, safety first, cioè dopo il disastro del Titanic si era capito che la navigazione doveva anche ispirarsi al principio dell'assoluta sicurezza, che da quella volta ha innervato le norme di diritto pubblico del diritto marittimo. Ecco, allora si partiva. Questa analisi partiva dal domandarsi se davvero, quando si parla dell'autoaffondamento di navi, si ricade in un'attività vietata perché considerata inquinante. E in realtà, appunto, come ho prima accennato, London Dumping vieta lo scarico deliberato di rifiuti e, in particolare, la Convenzione regola il concetto di scarico, cioè di dumping, e per tale intendendo ogni eliminazione o discarica volontaria in mare di rifiuti o di altre sostanze da navi. E questa, poi, un protocollo ha incluso le navi tra questi beni. Solo che cosa succede? Questa normativa attua questi divieti o queste limitazioni prevedendo tre liste: una lista nera di divieto assoluto, cioè i beni indicati in lista nera non possono essere deliberatamente scaricati in acqua; quelli in lista grigia richiedono una preventiva autorizzazione da parte delle autorità competenti, e quelli che non sono in alcuna di queste due liste
possono essere scaricati in mare nella misura in cui si tratti, nella misura in cui ricevano una, in questa attività ricevono una previa autorizzazione di carattere generale. E occorre dire che prima che ce ne occupassimo noi, si era occupato un illustre giurista scrivendo su una rivista sul diritto marittimo nel 1984, Dante Gaeta, che è considerato uno dei grandi della materia, disse con chiarezza: affondare le navi è un'attività che è lecita laddove autorizzata. Quindi il primo grande quesito che ci eravamo posti, cioè se fosse o meno vietata, perché da parte di alcuni si era ipotizzato che fosse un'attività vietata, cioè che non fosse in alcun modo consentito effettuarlo, la nostra risposta fu di segno contrario, cioè lo si può fare, e lo si può fare nella misura in cui però ci sia una previa autorizzazione. Non entro nel merito della Convenzione di Barcellona, perché la Convenzione di Barcellona replica i contenuti della London Dumping soltanto restringendo il campo applicativo e viene circoscritto all'ambito del Mediterraneo. Però i concetti sono i medesimi. E all'epoca proponemmo anche un altro ragionamento, cioè dicemmo: nella misura in cui affondare una nave non è un disposal of, cioè non è una eliminazione, si riuscirebbe addirittura a uscire dal campo d'applicazione. Vero è che questo percorso, in ultima analisi, pur affascinante sotto il profilo concettuale, è poco conducente, perché in realtà quello che si desidera anche da parte dell'associazione, cioè di chi vuole arricchire, in questo caso il nostro golfo, di una nuova risorsa per il mare, per la cultura, per il turismo, per la fruizione del mare, è sì quella appunto non già di sbarazzarsi di un relitto, ma di valorizzare il relitto in contesto ambientale, ma non di meno la volontà è di farlo lecitamente, ossia di farlo sempre sotto il controllo dello Stato. Uno Stato al quale è data la funzione di verificare questi sono i criteri che debbono essere seguiti al lato dell'autorizzazione, quali sono le caratteristiche dell'ambiente in cui si intende effettuare l'affondamento e quali sono le caratteristiche del bene che si deve affondare. Perché poi il ragionamento è chiaro ed è anche, a mio modo di vedere, abbastanza semplice. Cioè, prima di, e questo lo sanno tutti, ma diciamo ragiono ad alta voce, prima di effettuare l'affondamento occorre stabilire con chiarezza quali sono i protocolli che verranno seguiti per rendere la nave nociva o che non modifichi l'ambiente rilasciando inquinanti, quindi va sostanzialmente bonificata, va verificato quali sono le caratteristiche dell'ambiente in cui viene affondata, insomma un progetto che e consenta all'autorità competente, che nel nostro caso insomma abbiamo identificato dapprima nella regione e poi che poi coinvolge gli altri enti che hanno una competenza a riguardo, che possa appunto consentire all'ente che chiamato ad autorizzare l'operazione di verificare che l'attività sia possibile. Quindi in sintesi, diciamo così, è una storia che parte da lontano, ma i cui approdi sono stati subito conseguiti, nel senso che mi ricordo parlammo all'epoca, c'era il ministro Mattioli e il ministro Mattioli si era convinto della bontà del progetto, e forse i tempi non erano ancora maturi, non era ancora cioè successo, c'erano alcune in Inghilterra c'erano stati alcuni casi di affondamento volontario, ma era ancora un po' acerbo il tema. E quanto sia, mi verrebbe da fare una battuta, quanto sia la page, l'abbiamo visto l'altro ieri, c'è stato un tentativo di affondamento incontrollato di nave nel Golfo, che sta, che sta,
che stava per bruciare gli amici di Mare Nord-Est, e che grazie a Dio, e non grazie a Dio, grazie alla competenza e tempestività della Guardia Costiera e delle altre persone impegnate in operazioni di salvataggio, si è conclusa positivamente. Ma diciamo, si sa che questa cosa si può fare, occorre soltanto, come dire, ottenere da parte delle autorità pubbliche una attestazione che il progetto è adeguato. Ma insomma, mi sento di dire, come dicemmo 23 anni fa, questo progetto è un progetto lecito, plausibile, e ci auguriamo che sotto l'egida della piena legalità che da sempre come avvocati siamo tenuti a garantire, essere i primi, come dire, garanti che le operazioni che transitano attraverso le nostre competenze poi restituiscano al cliente la certezza che ciò che fa è fatto bene, ecco, questa cosa è lecita. Mi auguro che per quanto competa un legale, che questo progetto trovi il suo buon esito. E così passerei il microfono. Grazie mille. Grazie passerei la parola subito al comandante, che so che ha degli impegni quanto prima. Sì, perché a Trieste ultimamente non ci facciamo mancare nulla. 27, 28 e 29 sapete che c'è il G7, quindi bisogna correre per organizzarci a questo evento. Io qualche mese fa abbiamo interloquito con gli amici di Mare Nord-Est, con l'avvocato Pasino, e abbiamo rispolverato questo vecchio progetto, questa vecchia idea di realizzazione di scuttling che fu presentata 23 anni fa. Io in linea di massima non sono per il non si può, io sono sì si può a determinate condizioni. Quali sono queste condizioni? Le condizioni sono soprattutto quelle del rispetto dell'ambiente, quindi bisogna valutare cosa si va a mettere a mare. Lei parlava di bonifica non solo degli idrocarburi, dei materiali presenti a bordo, amianto, quello che dovesse essere, ma anche eventualmente dalle vernici se dovesse essere imposta questa cosa. Quindi si può fare nel rispetto dell'ambiente, si può fare e si deve fare poi soprattutto nel rispetto dei vincoli legati alla sicurezza della navigazione, quindi andarlo a posizionare in una zona dove non crei disturbo alla navigazione, alle zone d'ancoraggio, e non crei disturbo poi alla zona del parco naturale marino della riserva di Miramare. Quindi rispettate queste condizioni, io ritengo che sia una cosa fattibile. Io ricordo qualche anno fa, non si trattava di navi, ma intorno agli anni 90, si affondavano le carcasse di autovetture che servivano come afferrature, nel senso che era una difesa che si creava la linea di costa dalla pesca strascica. Comandante, mi scusi, può avvicinare un po' più il microfono? Come no. Grazie. Quindi dicevo, qualche anno fa venivano realizzati gli affondamenti controllati di carcasse d'auto, sia in mare ma mi consta anche sui laghi. Qualche esperimento è stato fatto anche in Sicilia nel 1990. Però adesso che la coscienza ambientale è un attimino più presente, più marcata, c'è necessità di acquisire queste autorizzazioni. Io da parte mia, come comandante del porto, non rilevo preclusione di carattere sicurezza della navigazione, quindi una volta magari ci sediamo intorno a un tavolo con i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e cerchiamo di arrivare a una conclusione, anche perché l'affondamento controllato di un relitto di nave può rappresentare sicuramente una appeal per il turismo per il lungomare di Trieste, per la città di Trieste, che rappresenterebbe sicuramente un punto in cui i subacquei possono realizzare le proprie immersioni. E poi abbiamo visto che quando viene questo affondamento non controllato ma incontrollato, come stava per avvenire l'altro giorno, comunque poi il relitto ben si inserisce in quello che è l'ambiente marino. Quindi dobbiamo rompere questo vetro che ci divide dal raggiungimento dell'obiettivo. Io da parte mia sono disponibile, ripeto, ne abbiamo parlato, da approfondire e da aderire a una tavola, a un gruppo di lavoro che possa poi portare quanto prima alla realizzazione di questo progetto. Grazie. Grazie, comandante. Dottoressa, grazie. Tocca a lei. Mi serve il... Sì, questo. Il coso per... Vediamo se va.
Ok, torna indietro. Ok, grazie a tutti per l'attenzione. Come mi ha chiesto mio amico di Trieste, coste centri T dal Sudafrica che te lavori con i squali a parlare di scuttling. Effettivamente sì, sembra un salto un po' lungo. E vorrei farvi vedere un attimo che lavoro faccio a livello internazionale, non solo in Sudafrica, e qual è il collegamento con lo scuttling. Io mi occupo di squali, conservazione e ricerca. In particolare mi occupo di un progetto che si chiama Shark Safe Barrier, un progetto che è cominciato 12 anni fa per trovare una soluzione per tenere gli squali lontani dai bagnanti, lontani dai surfisti, in zone turistiche. Questo problema del conflitto tra uomini e squali non è solo un problema di tipo di sicurezza personale per le persone, ma è anche un problema che impatta il turismo locale, il turismo costiero. Ci sono zone tipo l'isola della Réunion, un'isola francese, dove da quando hanno cominciato ad esserci attacchi di squalo hanno visto che c'è un crollo del 40% delle prenotazioni ogni volta che c'è uno di questi incidenti. Hanno perso 20 milioni di euro l'anno in turismo a causa della presenza degli squali. E per questo motivo il Sudafrica, l'Australia, dagli anni 30 addirittura, e la Réunion e la Nuova Caledonia più recentemente, hanno cominciato a utilizzare reti antisqualo, quindi veri e propri reti da pesca, per uccidere più squali possibile, con l'idea che più squali vengono uccisi, meno incidenti succedono. E chiaramente questo crea un impatto dal punto di vista ambientale terribile, perché così come vengono uccisi gli squali, vengono uccise altre macro fauna marina, balene, delfini, mante, vedete voi. Quindi dal 2012 abbiamo inventato una nuova tecnologia che è ispirata al kelp, alle foreste di kelp sudafricane, che gli squali non attraversano naturalmente, e l'abbiamo combinata ad un altro deterrente per squali, che sono dei magneti di barium ferrite, che vengono inseriti nell'ultime colonne, quelle che vanno verso il mare. E questa combinazione fa sì che gli squali non la attraversino, ma gli altri animali marini sì. Quindi abbiamo fatto quei 8 anni di esperimenti con gli squali bianchi e con gli squali toro, e altri 6 anni con ingegneri costieri per trovare una tecnologia che l'oceano non rompesse, perché l'oceano adora rompere tutto quello che mettiamo dentro. E nel giro di appunto 12 anni abbiamo cominciato ad avere abbastanza seguito. Ho imparato cos'è il mondo del business da biologa, non è stato proprio facilissimo. Abbiamo avuto investitori e dall'altro anno sono molto orgogliosa di dire che abbiamo avuto la nostra prima installazione commerciale alle Bahamas, dove stiamo effettivamente proteggendo una spiaggia dalla presenza degli squali. Abbiamo testato questa barriera con 63 squali bianchi, 48 squali toro, e abbiamo avuto investimenti dalla Conservation International Venture, siamo parte della Uplink World Economic Forum, Social Impact, insomma un sacco di lavoro. Questo gentile lamantino ci ha aiutato a dimostrare che la tecnologia tiene solo gli squali separati dalle persone, mentre gli altri animali marini possono attraversarla senza problemi. Magari sono anche più contenti. Felici. Sì, effettivamente sì. Allora, tutta questa introduzione per dire che di fatto il mio lavoro è inserire reef artificiali in mare per uno scopo molto, molto, molto particolare. E questa è la mia barriera dopo 8 mesi di installazione alle Bahamas. È diventato un reef artificiale, quindi le superfici che abbiamo messo in acqua sono state colonizzate dagli animali marini. E questo è il collegamento con lo scuttling. Cosa succede quando andiamo a mettere in mare una superficie nuova che gli animali cominciano a colonizzare? Ed è un progetto che, quando io ho cominciato a lavorare sullo Shark Safe, chiaramente l'ho fatto per amore degli squali, era tutto per proteggere gli squali. Poi, 15 anni dopo, lavorando con le comunità che hanno questo problema, lavorando un po' a livello un po' più alto, ho capito che è un progetto che si inserisce in quello che si chiama la blue economy, economia blu, non so se si dice in italiano, ma è un concetto abbastanza nuovo, è un concetto che ha 30.000 definizioni diverse proprio perché è nuovo, ed è un ombrello sotto il quale si va a indicare
le risorse della pesca, l'utilizzo degli oceani come trasporto, cercare di ridurre la plastica in mare, e quelli della Conservation International Venture hanno anche inserito i benefici economici non commercializzabili, quelli che non sono semplici da calcolare, tra cui lo stoccaggio del carbonio, protezione delle coste, la biodiversità marina, cose che sono fondamentali per la sopravvivenza su questo pianeta e cose per la quale stiamo tutti lavorando in modo che diventino parte di qualunque progetto legato al mare. E in questo fattore la mia barriera si colloca, perché dal punto di vista della conservazione togliamo le reti antisqualo, dal punto di vista sociale creiamo posti di lavoro per chi costruisce la barriera in Sudafrica e chi la installa e ne beneficia dove andiamo a installarla, dal punto di vista educazione e ricerca si possono fare studi sull'attecchimento delle barriere artificiali sommerse, e poi la parte economica, chiaramente il beneficio turistico di togliere questo trauma legato al potenziale incidenti legati agli squali. E qua arriviamo allo scuttling, quindi il concetto è simile, il concetto è come collochiamo un progetto nella zona dell'economia blu. E dal mio punto di vista è così come il mio lavoro, così come anche i centri subacquei, è l'utilizzo del... La cosa fondamentale, stiamo utilizzando le risorse marine in modo non estrattivo, quindi non andiamo a togliere dal mare i pesci, ma creiamo una situazione per cui la gente paga per entrare in mare a vedere i pesci vivi. Andiamo a mettere in acqua delle strutture che aumenteranno la biomassa marina. E vorrei spendere due parole su cosa succede, perché una delle ansie, penso, che vengano fuori è cosa succede quando andiamo a mettere in acqua queste navi? Andiamo a creare un problema ecologico oppure no? E ci sono 50 anni di studi su barriere artificiali sommerse, scuttling, in Mediterraneo e in Adriatico, che spiegano esattamente cosa possiamo aspettarci. La prima cosa che succede, che vorrei condividere, è che le strutture rigide in acqua sono un fattore limitante per la costruzione della biomassa. Cosa vuol dire? Che i pesci, ci sono tanti pesci tanto quanto il cibo che possono mangiare. Il cibo che possono mangiare sono alghette, invertebrati, che crescono sulle zone di roccia. Ma le zone di roccia non sono infinite, quindi nel momento in cui tutto si è accresciuto, non crescono più di così. È come avere un prato con le mucche dentro. Se il prato è grande così, non puoi avere 30.000 mucche, devi aggiungere prato. Quindi queste strutture artificiali, una volta che sono in acqua, vanno incontro a un processo molto definito. La prima è la colonizzazione di un biofilm di batterico, poi cominciano ad accrescere le alghe, poi cominciano gli invertebrati attirano pesce, e grazie a questa struttura poi la biomassa, che è diversa dalla biodiversità, perché si parla delle stesse specie, non abbiamo specie diverse, aliene, che vengono a colonizzare, abbiamo la stessa specie, ma costruiamo una piattaforma per cui le stesse specie possono aumentare di numero. E il risultato sarà differente se le mettiamo vicino a zone di roccia. Sapete, anche qua in Alto Adriatico ci sono zone di roccia e zone di sabbia, con ecologie differenti. Se andiamo a mettere queste strutture rigide vicino a una zona di roccia, quello che si aspetterà prima è una diluizione della macrofauna, quindi pesci curiosi andranno a vedere cosa c'è in questa nuova struttura artificiale, ma non avranno niente da mangiare, quindi staranno un po', resteranno nella zona loro nativa di roccia. Poi come comincia a crescersi le alghette, gli invertebrati mangiano le alghette, ci saranno più pesci, perché queste zone diventano una zona di rifugio dove possono mettere le uova, e ci sarà più biomassa. Quindi dal punto di vista biodiversità, se lo mettiamo vicino a zone di roccia, la biodiversità non cambia. Se andiamo a metterlo nella zona di sabbia, la biodiversità cambia. Come? Perché andremo a mettere una zona nuova di roccia sopra la sabbia. Ma questo non vuol dire che andremo ad attirare pesci alieni dal Mar Rosso. I pesci che già sono attorno alle zone di roccia qua avranno una nuova zona di roccia alla quale attecchire. No? Quindi in ogni caso andrà meglio, insomma.
Sì, in ogni caso tutti gli studi che sono andati a vedere parlano di un arricchimento della biomassa. Quindi più pesce, più superficie, e quindi c'è questo collegamento dove andiamo a creare una situazione di beneficio economico per la zona costiera, senza togliere dal mare, ma anzi aiutando il mare ad avere più risorse. E il Sudafrica, dove lavoro, ha fatto questo lavoro di scuttling dagli anni 70. Quindi, come dire, no, non è una corsa a chi è primo, ma spero non sia neanche una corsa ad arrivare ultimi, no? Perché il Sudafrica lo fa dagli anni 70. E parlo per in prima persona. Mio marito ha aperto un centro diving 2 anni fa a False Bay. Hanno 5 relitti che sono stati sommersi, bonificati negli anni 70, poi l'hanno fatto anche negli anni 80 e 90. Specificamente per creare reef per la subacquea, specificamente perché il Sudafrica è famoso per le tempeste, quindi hanno creato un reef un po' fuori, dove i subacquei possono andare a fare immersioni e i subacquei non devono stare troppo sotto costa, che diventa pericoloso. E un'altra cosa positiva è che quando è a che fare con queste barriere nuove sommerse, l'impatto subacqueo, che è un impatto non estrattivo, ma è comunque un impatto, viene diluito, quindi sì, potete avere più subacquee, ma non andranno più tutti nella riserva, ci sarà un attimo più di respiro per le altre coste, in qualche maniera. E quindi queste sono delle foto mie fatte in immersione, e vorrei concludere con, ho avuto la fortuna di conoscere la dottoressa Silvia Earle, l'oceanografa americana che lavora con Mission Blue. E lei fa questo lavoro da 88 anni e porta speranza in giro per il mondo in una maniera incredibile. E quello che raccontava è che, a differenza degli anni 80, dove avevamo questo concetto che il mare fosse una risorsa illimitata di cibo, che come specie noi non potremmo mai andare a rovinare l'oceano perché è grande, diceva: finalmente abbiamo capito che non è più così. Ma adesso che lo sappiamo possiamo fare qualcosa a riguardo. Quindi dice: in tutti questi anni siamo nel momento migliore storico perché ci rendiamo conto del danno fatto e possiamo fare qualcosa per migliorare. E non basta più star fermi e lasciare che l'oceano poi si rigeneri. Dobbiamo essere un attimo proattivi. E secondo me questo progetto di scuttling è un ottimo esempio di aiutare l'oceano in modo proattivo. Quindi, come dice dottoressa Earle, se non c'è blu non c'è vita, se non c'è acqua non c'è vita, se non c'è blu non c'è verde. E quindi sì, grazie per l'attenzione. Grazie dottoressa. Non solo bello l'intervento, ma anche appassionato, che fa sempre piacere. Adoro il mio lavoro. Si sente. Un piccolissimo intermezzo, cioè ci serve anche come intermezzo, ma in realtà è una parte di un video che viene da Carmelo La Rocca, uno degli interventi esterni di dopo, e lo anticipiamo adesso per motivi di collegamento. Altro genere di barriere, naturalmente. Fin da bambino il mio sogno più grande è sempre stato quello di liberarmi nell'aria e lì rimanere con il vento a sorreggermi. E così negli anni 70 realizzo il mio sogno più grande, non in aria ma in mare. Un modo fantastico ove ero certo di trovare quel senso di libertà di cui andavo alla ricerca. Nel corso delle infinite immersioni ho imparato a vivere il mare, ad amarlo e rispettarlo. E fluttuando nel blu cobalto ho vissuto quasi in simbiosi esperienze ineguagliabili. L'amore per il mare cresce a dismisura e presto conseguo il brevetto di istruttore subacqueo. Purtroppo negli anni 80 un terribile incidente stradale in moto mi spezza le ali, che seppur per un breve arco di tempo mi costringe a rimanere in carrozzina. La nuova condizione mi devasta corpo e anima, ma allo stesso tempo spalanca le porte ad orizzonti infiniti, un lampo dopo la notte, e conclusa la degenza ritorno in acqua con tanta voglia di fare.
Rapito da un forte spirito di abnegazione, consegue il brevetto di istruttore HSA, acronimo di Handicap Scuba Association. Certo di poter aiutare chi come me era stato privato per sempre di quel mondo fantastico. Grazie all'amore per la vita e per il mare, ho così trasformato la disabilità in una condizione virtuosa di vita. Il mare accessibile a tutti. Assieme agli angeli senza barriere, ho così raggiunto traguardi inimmaginabili, record mondiali, realizzazione di percorsi tattili e ricerca di relitti. Che ci possa aiutare a dare il vero nome a questa nave. Cerchiamo di dare alla luce altre storie bellissime di cose sommerse. Il mio sogno più grande è stato poi coronato con l'acquisto della Ligea, barca senza barriere che nel mio mondo fantastico si distingue per un motto ben evidente e simbolo di speranza: futuro mare. Proseguiamo direttamente col collegamento con Carmelo La Rocca, che oggi rappresenta in Sicilia l'HSA. Carmelo, ci senti, ci vedi? Pronto? Sentite? Sentite eccoli, ora? Eccoli, eccoli. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Mi sentite? Sì, benissimo. Ti vediamo. Perfetto. Grazie e saluti a tutti. Carmelo. Siamo qui dalla... Sentite? Eccolo là. Carmelo, okay. Carmelo, sentite? Mi senti? Io sì, mi sento. Ti accompagni con della gente poco raccomandabile lì accanto a te. Saluto un grande amico, Guido Capraro. E Carmelo, senti, vado direttamente al sodo. Le rapporti della disabilità, secondo te, con lo scuttling? Allora, io... per aggiungere il quarto lato positivo dello scuttling. Non mi piace chiamarlo scuttling perché io vengo un interprete del governo americano e da 30 anni che vado in America per lavoro e per piacere ho sempre sentito parlare di artificial reef. È anche un approccio secondo me più bello dello scuttling. L'artificial reef ti dà un'idea appunto di parete bella colorata, mentre lo scuttling, il dumping, mi dà un po' un'idea negativa di spazzatura. Detto questo, conosciamo tutti i tre vantaggi dell'artificial reef. Uno, soprattutto qua in Sicilia, è quello di creare degli ostacoli alle reti a strascico che hanno desertificato il nostro mare. Due, come diceva la dottoressa biologa, che mi è piaciuto moltissimo il suo intervento, è un ripopolamento ittico necessario per i motivi che ha esposto lei sicuramente meglio di come li potrei esporre io. E terzo, dei posti bellissimi dove i subacquei, per le stesse motivazioni che ha detto la dottoressa, possono fare delle belle immersioni andando a aumentare naturalmente l'indotto del turismo. Anch'io ho un diving qua a Catania. Quarto, appunto, è il motivo per cui sono qua con voi: dare l'opportunità ai ragazzi disabili di accrescere non solo la loro conoscenza personale,
accrescere la loro conoscenza storica, se si riesce ad inabissare relitti storici e dare l'opportunità anche a loro, come tutte le persone normodotate, di farsi delle bellissime immersioni. È 30 anni che io sono istruttore HSA, ho iniziato con Aldo Toppi, che so che è lì con voi. Lo slogan a quei tempi era "accetta la sfida", e l'ho accettata 30 anni fa e la continuo ancora ad accettare, sperando di dare ancora il mio contributo. Grazie a tutti. Grazie a te. Grazie a te, Carmelo. Aldo Torti, che è stato appena rammentato, è qui in prima fila, un altro tridente, tra l'altro. Prego, Francesco Comotti. Sì, buonasera, mi sentite? Sì, benissimo. Buonasera a Trieste, da triestino in questo momento in trasferta in Sardegna per un evento che si chiama Nautic Event, legato appunto al turismo e alla cultura del mare. Mi fa piacere evidenziare, come detto anche dall'onorevole Calamano, al Ministero del Turismo, che la linea oggi vuole essere quella di promuovere il turismo nel mare in maniera quanto più ampia possibile. Fino a poco tempo fa, diciamo che il turismo del mare era ancorato un po' al filone della balneazione e della nautica da diporto, che sono estremamente importanti, ma evidentemente ci sono degli altri elementi che possono portare economia sui nostri territori. Mi spiace parlare di economia, visto che abbiamo parlato di elementi anche di grande nobiltà, come quella del mantenimento del territorio, dello sviluppo e della sostenibilità, ma diciamo che il turismo va a chiudere un po' con la sua attività quella che è la sostenibilità ambientale, sociale di un territorio con la sostenibilità economica. Quello che diventa fondamentale è quello di i vari aspetti del turismo, dando alla filiera una coerenza, anche perché se ci affidiamo soltanto ad alcuni turismi, non a tutti quelli che il nostro territorio permette, evidentemente corriamo il rischio di entrare in crisi, perché io faccio sempre una battuta che se abbiamo un solo cliente e questo prende il raffreddore, io prendo la broncopolmonite, nel senso che alla fin fine quello che è importante per i territori è lavorare bene per avere una filiera integrata con che cosa? Integrata con i vari elementi di nicchia, perché evidentemente lo scuttling è uno degli elementi del turismo del mare, e questa nicchia di clienti porta un valore aggiunto al territorio, perché poi sappiamo che la somma dei singoli elementi diventa valore maggiore rispetto ai singoli elementi stessi. Quindi questo necessita di che cosa? Necessita di una programmazione attenta, di una logica di insieme, e soprattutto merita evidenziare che anche per far arrivare il turista, che apparentemente ha una sua spontaneità, evidentemente c'è dietro un lavoro di programmazione, di attenzione, di verifica di quelli sono i mercati da andare a toccare, per farlo diventare un valore aggiunto. Questo perché? Perché si è evidenziato anche nelle settimane precedenti, il rischio di una destinazione è quella di andare in overtourism, cioè il fatto di avere eccessivo numero di turisti che va a snaturare quella che è la natura stessa della destinazione. Quindi overtourism e poco turismo sono figli della stessa mancanza di organizzazione. Mi ha fatto un po', dico sorridere oggi, ma con il rispetto assoluto e reale, quindi non è ironia la mia, quanto riportato dall'avvocato Pasino, cioè che l'operazione sia nata 23 anni fa.
pur nel rispetto di quello che è stato fatto, nel rispetto delle normative, nel rispetto assoluto del territorio, viene da pensare come in effetti Sudafrica è stato menzionato, ma Malta, ma la Croazia, la Turchia, pur forse con un rispetto forse un po' più marginale rispetto alle situazioni che l'avvocato Pasino ci ha menzionato correttamente, hanno invece un'offerta di scuttling molto più rapida, molto più, come dire, avanzata, e che ci ha portato via forse una parte del turismo. Mi piace fare degli esempi, e molto spesso il turismo in Italia è un po' come un andare a pescare con una portaerei, cioè l'inerzia che ha il sistema italiano molto spesso fa perdere l'opportunità, cioè qui bisogna avere delle velocità che il mercato ci riconosce e che evidentemente devono essere coniugate nella maniera più possibile per poter poi affrontare con efficienza quelli che sono i mercati. Un altro elemento di grande importanza è legato proprio a quello che tutti dicono essere il leitmotiv, cioè il fatto di fare sistema. Diventa fondamentale che tutte le componenti del turismo territoriale lavorino assieme. Sto parlando nell'ambito regionale, evidentemente, della regione Friuli Venezia Giulia, che sta dando un grande impulso a tutte le attività, all'attività di Promoturismo FVG, che è l'agenzia regionale per la promozione turistica, e poi ai comuni, ai territori, in qualche misura attraverso la loro funzione legata all'ente pubblico, ma anche agli operatori privati, riescono a lavorare assieme. Noi abbiamo sul territorio un grande progetto che è quello del Parco del Mare, e quindi andare a creare una proposta turistica più differenziata e più importante farebbe bene all'economicità di tutto il sistema. Il turismo è fatto di due elementi fondamentalmente, di scienza e di esperienza, cioè il fatto di fare delle programmazioni che siano corrette e economicamente sostenibili, ma anche di un'esperienza da mettere sul tavolo per poter poi portare i risultati. Dov'è la differenza fondamentale? La prima è che il turismo è sempre stato un fenomeno abbastanza spontaneo, molto frammentato, un fenomeno che ha avuto negli anni passati una frammentazione molto spinta. Oggi mettere assieme gli operatori diventa estremamente fondamentale, importante, per due motivi: perché gli operatori assieme riescono a dare un prodotto turistico completo, ma soprattutto perché il coinvolgimento degli operatori diventa fondamentale per poter portare a casa i risultati che tutti si aspettano. Un altro elemento è quello della visibilità, e qui mi piace aprire una piccola finestra legata a il portale italia.it, dove gli operatori, anche quelli del mare, potrebbero utilizzare questo strumentale per promuovere il loro prodotto in tutto il mondo. Consideriamo appunto che le nostre sole forze, cioè le forze che mettiamo in campo, sono molto spesso insufficienti, perché il turismo ormai va a toccare mercati che neanche immaginiamo. Avevo fatto tempo fa un esempio di turisti provenienti dalla Corea del Sud che erano interessati a Trieste, e questo era stato fatto attraverso tutti gli strumenti di digitalizzazione, tra cui il portale italia.it. Quindi ben vengano iniziative di questo tipo, con una regia che deve essere coordinata proprio per fare delle scelte appropriate, e che poi in qualche misura permettano di misurare quello che è stato impostato dal punto di vista infrastrutturale, e andare a migliorare e correggere il tiro, visto che il mercato continua a modificarsi, e quindi è altrettanto importante che noi riusciamo ad adeguare quello che è il prodotto turistico della nostra città, del nostro territorio, della nostra regione, a quelle che sono le necessità del mercato. Grazie. Grazie a te. Una notizia sola mi viene da aggiungere a quello che è stato detto finora, per far vedere come tutto si ricollega.
esistono diverse associazioni che si occupano di disabilità subacquea. Una di queste si occupa principalmente di non vedenza sott'acqua, cioè portare ciechi sott'acqua, che naturalmente ha un senso, perché ha più di un senso, perché grazie alla capacità di toccare in un certo modo, loro letteralmente vedono con le dita. Quindi percezione tattile, memoria tattile unite insieme consentono loro vere e proprie esplorazioni, chiaramente con la guida e la didattica adeguata. C'è questa didattica che si occupa di loro, nata in Puglia, sono già 17, quasi 18 anni fa. Bene, loro hanno già stilato un manuale fatto in parte in Braille, che identifica, permette al non vedente e alla sua guida, ovviamente normovedente, di identificare 60 parti di un relitto, di un'imbarcazione, di una nave, quello che è, di qualsiasi dimensione. Quindi è una strada già tracciata, e naturalmente loro, che sono stati ospiti anche qua a Trieste diverse volte, si sono già molto interessati di questo, cioè la possibilità di avere barriere sommerse, reef, artificial reef, come li ridefiniva Carmelo, adatte essenzialmente proprio a queste situazioni, soprattutto forse a queste situazioni. Quindi una dimensione di inclusività che non è assolutamente da sottovalutare, anche perché costituisce turismo. Questi ragazzi, questi subacquei non vedenti, che ormai sono tantissimi, circolano per i diving, dove ci sono delle guide abilitate dalla stessa associazione ad accompagnarli. Quindi realizzano proprio del turismo subacqueo, esattamente come i normodotati. La parola adesso a Alberto Marinò, professor Alberto Marinò, prego. Si sente? Sì. Allora, io voglio affrontare un po' l'aspetto tecnico dell'autoaffondamento di una nave. E si sta parlando di scuttling. Effettivamente lo scuttling è un autoaffondamento voluto, però storicamente autoaffondamenti voluti ci sono sempre stati, soprattutto in tempo di guerra, quando le navi, anziché essere consegnate al nemico, venivano autoaffondate. In quel caso, più che di scuttling, si parla effettivamente di sinking, self-sinking, autoaffondamento. E lì non si guardava se la nave poi inquinava o meno, eccetera, era un rifiuto o non lo era. Lo scopo era ostruire il porto. Lo scopo era o non consegnare la nave al nemico allo scopo di non svelare certe tecnologie, per esempio, oppure di ostruire l'ingresso a porti e quindi proteggere una rada, eccetera. Quindi erano altri scopi. Quando invece qui stiamo parlando di scuttling, già il termine scuttling, da un punto di vista etimologico, viene da to scuttle, e vuol dire fare buchi sul fondo. Quindi è un affondamento delicato, quasi voluto. Dico delicato perché quei relitti di navi militari, l'affondamento veniva fatto con cariche esplosive, in modo da creare squarci in carena, creare una falla, una rapida falla, per cui la nave andava giù, indifferente come poi colava a picco, se si appoggiava sul fondo, sul fianco o altro. Qui, se noi dobbiamo parlare invece di un qualche cosa che deve diventare un artificial reef, quindi una barriera in cui possa poi nel tempo svilupparsi quella biodiversità che ripopola il mare, oppure, ecco, e chiaramente la nave, il relitto, deve appoggiarsi sul fondo con una certa modalità, per esempio, soprattutto se poi in futuro sarà meta di turismo subacqueo, con subacquei che vorranno andare dentro le stive, nelle sovrastrutture, eccetera, e la nave deve almeno starsene dritta, appoggiata sul fondo. Quindi va anche da questo punto di vista controllata tutta l'operazione di affondamento.
Ora, questa operazione di affondamento, da un punto di vista teorico, chiaramente è abbastanza semplice da spiegare. Sostanzialmente tutte le navi hanno una loro riserva di spinta, l'occhio di Plimsoll, praticamente la marca di bordo libero sul fianco delle navi, designano la massima immersione cui una nave potrà navigare, in modo da garantire una riserva di galleggiabilità, riserva di spinta, appunto. Si tratta semplicemente di azzerare questa riserva, ovviamente. Però c'è modo e modo di azzerarla. Si può creare uno squarcio con una carica esplosiva sul fianco, e creando una falla magari asimmetrica che poi comporterà il rovesciamento, il ribaltamento della nave, e quindi questo non è chiaramente voluto per lo scopo. Quindi bisognerà studiare per bene la situazione. Intanto la nave, prima di tutto, dovrà essere preparata. Preparata significa non deve essere un rifiuto a tutti, perché quindi deve essere bonificata, pulita, tolti tutte le sostanze contaminanti per l'ambiente, pericolose per l'ambiente, sia al momento dell'affondamento sia nel tempo, perché sostanze tossiche da vernici, resine, altri materiali potranno essere rilasciate lentamente nel tempo e chiaramente vanno ad inquinare l'ambiente. Basti pensare che, ne so, una nave bene o male ha combustibile, oli a bordo, vernici ancora non applicate, vanno tutte quelle casse vanno pulite, ma pulite con lo straccio, non devono esserci tracce di inquinanti. Quindi in questo modo la nave è bonificata, ma mi viene anche di dire che oltre che bonificata dovrà essere messa in sicurezza, nel senso che se ci sono porte che si aprono, si chiudono, eccetera, un domani qualcuno che c'entra dentro e la porta gli si chiude alle spalle e non si apre più, e diventa una trappola. Quindi bisognerà anche prevedere che la nave possa essere in futuro visitabile da un subacqueo, ma in sicurezza, in modo tale che non ci siano o oggetti che possano cadere o subire percorsi di fuga. Dobbiamo anche prevedere questo. Poi un altro aspetto che dobbiamo capire è: affondiamo la nave, come quindi la affondiamo? Allora intanto escludiamo l'uso di esplosivi, ovviamente per ovvie ragioni. E quindi dobbiamo predisporre o delle prese mare, se già ci sono, in modo che siano apribili al momento dell'operazione, così che piano piano l'acqua comincia ad entrare nelle stive, nelle casse, e la nave affonda. Quindi aspettiamoci che tutta l'operazione di autoaffondamento non si risolva in mezz'ora, ma ci vorrà qualche ora, perché chiaramente la nave si sta allagando, ma si sta allagando piano piano, dipende dal foro e se queste prese mare non sono accessibili bisognerà predisporle prima, anche perché le prese mare presenti potranno sì provocare una falla, ma potranno provocare per esempio una falla asimmetrica, e la falla asimmetrica già porta all'inclinazione della nave, cosa che noi non vogliamo, perché vogliamo che la nave si appoggi diritta sul fondo. Oppure potrebbe essere che le prese d'acqua da cui si crea la falla non siano ben distribuite lungo la lunghezza della nave, per cui la nave magari avviene un allagamento in apparato motore a poppa, e di conseguenza la nave si appoppa e scende giù appoppata, e poi non sappiamo, una volta che tocca il fondo, come e quale situazione dovrà prendere, quale posizione dovrà prendere.
Quindi anche là dobbiamo provocare sì allagamenti, ma allagamenti in modo tale che la nave si presenti con un trim, con un assetto longitudinale dritto, via via che scende. Poi dipende molto dal fondale su cui si va a prendere, va a posizionare questo relitto. Chiaramente si dovrà scegliere un fondale piano, che non ci siano posizioni scoscese o altro, questo è ovvio. Dipende la profondità anche in cui si va. Finché si parla di profondità dell'ordine dei 20 metri, quella che possiamo trovare nel Golfo di Trieste, è un conto. Se parliamo già di profondità dell'ordine di 100-200 metri, intanto sarà difficile andarci a fare, è molto difficile in tutto l'Adriatico, quasi fino ad Ancona non troveremo mai qualcuno. Quindi, ma su 20 metri, ecco, è pensabile che se la nave comincia ad affondare e poi affonda standosene diritta, in 20 metri non farà grandi evoluzioni, in modo che si ribalti o altro. Quindi, un altro aspetto da controllare è, sì, stiamo controllando la galleggiabilità, nel senso che la stiamo facendo azzerare, la stiamo annullando. Però dobbiamo controllare anche la stabilità della nave, e quindi la stabilità della nave, per chi è tecnico della materia, chiaramente è legato a certi parametri, è legato alla posizione del baricentro ed è legato ad un altro punto che si chiama metacentro, eccetera. Comunque vanno controllati questi due, la posizione di questi due elementi. Per quanto riguarda il metacentro, che sta in alto, è un qualche cosa che l'altezza metacentrica, o meglio il raggio metacentrico, si riduce quasi a zero, perché a causa dell'allagamento, della presenza di grandi specchi liquidi dovuti all'allagamento, si abbassa notevolmente. Quindi l'unica cosa su cui effettivamente, l'unico elemento tecnico su cui effettivamente possiamo agire è l'abbassamento del baricentro. Ora, abbassare il baricentro, uno dice, allora mettiamo zavorra sul fondo. Sì, se ci sono già casse, sarà bene che quelle casse siano già prima riempite d'acqua, così che abbiamo abbassato. Però possiamo anche abbassare il baricentro della nave attraverso l'uso di cassoni di spinta, cioè dei cassoni galleggianti agganciati alla coperta della nave, in modo tale che quando la nave comincerà poi a scendere, ad un certo punto, se tende a girarsi, ci sta il cassone che gli darà una coppia positiva per raddrizzarlo. È un po' quello che ha riportato a galla la Concordia. Sì, quella è stata, sì, un qualcosa del genere, esatto. È stata un'operazione opposta, all'incontrario. Sì, sì. In questo caso serve semplicemente a tenere appesa la nave mentre sta scendendo, ecco, diciamolo così. Tiene appesa la nave, potrà succedere pure che la nave, chiaramente, una volta allagata, sia più pesante della spinta che poi residua dei cassoni, e che il cassone, ancorché vuoto, pieno d'aria, venga giù, però lo stesso sta dando il suo effetto. Poi sarà un altro problema da affrontare, quello di liberare i cassoni, perché sono elementi pericolosi, se si sgancia il cavo, eccetera, saltano in aria. Professore, la interrompo un secondo, perché l'assessore Scocimarro ha necessità di tra pochi minuti di andare, allora le lascerei il saluto. Anzi, ho chiuso. Ah no, semmai dopo le ritorna la chiusura. Dai, se c'è qualcosa poi vediamo dopo. No, ma no, quindi era ora, questo. Ora che ha detto che aveva quasi chiuso. 30 secondi, giusto? Prego. Altro aspetto è fare l'operazione col mare calmo, ovviamente, perché se c'è vento, eccetera, è meglio non aver fretta in queste. Possiamo. Poi eventualmente, se ci sono domande, curiosità. Sì, avremo tempo per un po' di domande. Questa è l'anteprima, sì. Grazie.
Grazie, ma non volevo, non è che mi parte l'aereo. No, è già la seconda volta oggi che è con noi, allora abbiamo approfittato. No, anche perché io molto volentieri riesco ad ascoltare, perché il compito della politica, non sono tuttologo, di capire qual è il problema. Poi in un ambiente come quello del subacqueo che mi affascina, io da umile possessore di brevetto di primo livello, di livello più semplice, no, del PADI, quindi vedere delle immagini stupende, le immersioni con gli squali che ho fatto anch'io, poi pur sapendo che lo squalo non siamo la loro preda, comunque i battiti salivano subito di 100 battiti quando passavano vicino. Detto questo, quando l'amico Bolelli mi ha detto, sai, facciamo questo affondamento leggero, lieve, dolce, o scatto, io lo parlerei in italiano, non tanto per patriottismo quale sono, ma anche per far capire meglio la gente che è un'operazione fatta esattamente come il professore ha spiegato, cioè non è impattante, perché la prima cosa che ho pensato, io che sono sia ecologista, ma l'ecologismo del volto umano, dove ritengo che la presenza dell'uomo sia importante da coniugare per fare non una decrescita felice, ma una crescita sostenibile, allora ho detto, ma come, un rifiuto, no, nel Golfo, dico, neppure le mie associazioni ambientaliste che mi vogliono bene mi perdoneranno una roba del genere, ho pensato. E poi invece mi ha spiegato esattamente che la cosa è perfettamente sostenibile, e quindi perché no? Perché no? Perché poi mi avete convinto, e quindi come regione, come stato dell'ambiente, io penso che questa sia un'operazione da fare per tutti i motivi validi che avete spiegato, e quindi bene, andiamo avanti in questa direzione. Io penso che sia la platea giusta questa per andare a diffondere questo tipo di progetto, e poi insieme al Ministero dell'Ambiente mi farò parte attiva, già lo sto facendo, affinché si possa, non so che ne parlate da tanti anni, dal 2007, dal 2002, troppo tempo, e mi ero presidente della provincia quella volta, ero, quindi dimmelo quella volta, non me l'hai detto, altrimenti avremmo fatto, ecco, c'era anche lui, no? Con noi, che avrebbe dato una mano, no? Presidente di Fare Ambiente. Beh, e quindi niente, io non ho da fare lunghi discorsi, ne abbiamo fatti già questi giorni per quanto riguarda l'impegno di Mare Nord-Est, ma nel caso specifico di questo autoaffondamento dolce, come volevo chiamarlo, allora sappiate che io sono qui molto umilmente per ascoltare, recepire quelle che sono le istanze, condividere il progetto e portarlo avanti. Grazie. Grazie a lei. La positività del discorso disabili, i percorsi, la sicurezza, maggior tranquillità, ma poi sviluppo di turismo accessibile per quanto riguarda l'inclusione, no? Quindi aspetto importante, complimenti a tutti. Ma qua abbiamo Alberto Vialetto, che è il segretario di AssoSub, che questo discorso lo sta portando da tempo, io credo che un suo coinvolgimento sia doveroso. Tra l'altro Vialetto, istruttore HSH, ha certificato diversi subacquei non vedenti. Buonasera a tutti. Mi ha presentato Aldo, che è un nostro associato, io sono segretario nazionale AssoSub, che è l'associazione dei produttori e degli operatori a subacquea italiana, raggruppa praticamente al proprio interno associativo il comparto produttivo, quindi le aziende che producono attrezzature subacquee, il comparto didattico, di cui Aldo è appunto uno dei rappresentanti, e le associazioni, gli enti, le fondazioni, i tour operator, l'editoria di settore, un po' tutto. In tale veste AssoSub è titolare del marchio Eudishow, che penso, forse molto probabilmente qui conosceranno, è la fiera europea delle attività subacquee, che a febbraio del 2025, nella sua prossima edizione, compie 30 anni. Detto questo, io quando buon Bolelli mi ha coinvolto, ci siamo sentiti proprio last minute per questa iniziativa e questo progetto, abbiamo aderito con entusiasmo a partecipare, perché è anche noi da mo' che inseguiamo questo sogno, e nel susseguirsi degli interventi, cioè, ho apprezzato tantissimo quello della dottoressa, proprio che sposo, non la dottoressa ovviamente, è già mannaggia, anch'io, quindi abbiamo già dato, no, che sposo in toto,
dopo ho ascoltato con interesse anche tutte le difficoltà che ci sono per affondare un relitto e bonificarlo, però di fatto noi come AssoSub fummo coinvolti la prima volta, ancora mi sono portato addirittura gli atti dell'epoca, nel 2010 in un convegno a Taranto il 26 novembre presso il Circolo Ufficiale a Marina Militare, Fondazione Ammiraglio Michelagnoli, con il patrocinio all'epoca del Ministero del Turismo, delle Politiche Agricole, dell'Ambiente, della Regione Puglia, del Comune di Taranto, dove AssoSub fu coinvolta a supporto appunto di un progetto che aveva all'epoca come firmatario di un progetto di legge l'onorevole Chiappori, o Chiappori, non so, ecco bene, che era vicepresidente della Commissione Difesa e relatore a proposta di legge, dove andammo a questo convegno e come oggi pareva fossimo arrivati addirittura d'arrivo. Io sono ormai 25 anni che sono segretario nazionale dell'associazione e arriviamo sempre lì, no? Per cui questa volta chissà che la regione, che la regione Friuli Venezia Giulia diventi la regione pilota attraverso la quale rompere proprio questa barriera che impedisce a un sistema che coinvolge il turismo, la sostenibilità ambientale, una filiera quindi virtuosa, i diving center, tutto una filiera virtuosa per il nostro settore e che magari riesce anche a riportare in Italia tutti quelli che adesso per poter vanno a Malta, vanno in Croazia, vanno altrove dove ci sono fatti molto meno problemi di noi e ci hanno anticipato. È brutto arrivare ultimi, ma non è mai troppo tardi per poter imparare qualcosa. Quindi mi impegno personalmente, proprio a nome e per conto dell'associazione, a supportare in qualsiasi sede, in qualsiasi luogo, in Eudi, dove spero magari a febbraio 2025 andiamo lì, facciamo un bel meeting sul palco Ferraro e dove potremo dichiarare che il progetto è andato in porto finalmente, dove invece di presentare ancora problemi, intoppi burocratici, legislativi, tecnici e o altro, diciamo ce l'abbiamo fatta. Per cui da parte nostra tutto il supporto per quanto riguarda questa iniziativa. Viva la Regione Friuli e grazie. E se lo sogniamo lo possiamo fare. Grazie a tutti. Grazie. Allora, una cosa sola mi premeva e per chiarezza. Come avete visto abbiamo tentato di coinvolgere più attori possibile. Ma una cosa che mi sta molto a cuore è questa. Intanto di ringraziare l'assessore regionale ambiente che è già la seconda volta quest'oggi che gira qui con noi, quindi veramente grazie Fabio, ma ormai è uno dei nostri quindi. Ma volevo dire che effettivamente noi abbiamo chiamato più volte tutte le associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ad essere presenti qui oggi. Lo dico senza spirito di critica, ma solamente per chiarezza, perché per noi la questione dello scaffolding è una questione anche di tipo culturale. Quindi, come tale, noi riteniamo opportuno e imprescindibile anche sentire le istituzioni, le associazioni ambientaliste, tutti coloro che possono essere dubbiosi, tutti coloro che possono essere, che hanno delle domande da fare, perché a nostro avviso il progetto deve essere condiviso e ovviamente insomma nello spirito della costruzione di qualcosa di positivo, come è stato adesso detto dal dottor Vialetto, e visto che è già da anni che ci si sta lavorando, noi se è dal 2002 che lo stiamo tentando di portare avanti. E quindi avremmo avuto piacere di avere le associazioni ambientaliste qui presenti in maniera numerosa. Questo non significa che noi non continueremo la nostra operazione di divulgazione, anzi
ben venga, e ringrazio quindi l'invito a partecipare all'Eudi, quindi noi saremo ben felici di partecipare, speriamo di poter in quell'occasione dare la buona notizia, ma siamo sicuramente pronti a qualsiasi tipo di confronto con l'obiettivo di spiegare tutto qui, quindi in maniera tale che non ci siano zone d'ombra a favore esclusivamente del mare, che è la cosa che noi amiamo più di tutti. Visto la notizia che è stata data questa mattina, che insomma è stata un po' spoilerata, ma va bene ugualmente, Mare Nord-Est sarà in questo caso parte dirigente, perché la delegazione regionale FVG della sezione subacquea appunto sarà riconducibile a Mare Nord-Est, quindi sappiamo già che in questo caso Mare Vivo a livello regionale, a livello nazionale, dopo i colloqui avuti con Massimiliano Falleri eccetera, è comunque già, diciamo così, disponibile, così come sappiamo anche che Fare Ambiente, qui rappresentato dal dottor Cecchi, è stato uno dei primi firmatari, diciamo così, del progetto stesso. Quindi qualsiasi dubbio, qualsiasi cosa, noi siamo sempre a disposizione e disponibili al confronto. Tutto qua. Abbiamo ancora posto per qualche domanda o osservazione, se volete. Siamo perfettamente nei tempi, quindi volendo, c'è una premiazione in vista, un riconoscimento. Aspetta, e poi un attimo di sosta per le foto, Intanto direi di salutarli con un altro bel applauso. Grazie per essere stati con noi.